Goffredo, leggendo questo librettino, la cosa che mi ha colpito maggiormente è che ogni tanto ritorna questo bisogno di arte, abbiamo bisogno di arte, che è una cosa che non si sente molto in giro. Ma perché l'arte mi sembra stia attraversando un periodo nefasto, terribile, come tutta la società, cioè è stata nel corso del Novecento via via trasformata in comunicazione. Oggi l'arte è un appendice, è una forma della comunicazione, quindi della merce. La comunicazione è una comunicazione a senso unico, non è uno scambio, perché un potere che impone a un pubblico di cosa vedere, cosa mangiare, cosa leggere, cosa pensare, Chiaro. cosa ascoltare, e quindi ovviamente l'arte non c'è, è semplicemente una merce in mezzo a tante altre merci. L'arte è importante perché dice le cose che non si riescono a dire nel sociale, nella vita quotidiana, perché dice il di più, dice l'altro, dice l'utopia, dice la paura, dice tutto quello che fa parte dell'umano, ma che la politica, la società, l'organizzazione civile non riescono a coprire e ad assolvere. In questo senso io credo è molto vicina alla religione, in certi casi è la religione, nel senso che in certe epoche storiche l'arte ha sostituito la religione. Quel di più, quel bisogno di oltre che nella concretezza dei giorni sparisce e noi non siamo. Siccome oggi l'arte è estremamente mortificata dal mercato, è mercato, credo che bisogna farla rivivere attraverso quelle minoranze che per fortuna ci sono e che però sono molto marginalizzate, sono fuori dai grandi giri. Questo vale per il cinema come vale per tante altre cose. Ridargli fiato è un po', come dire, ecco, è come. Mi colpisce molto di certi discorsi dell'attuale Papa argentino, che è come se ogni epoca dovesse ridefinire che cos'è Dio per quest'epoca, di che cosa quest'epoca ha bisogno sul piano di un discorso molto più generale, trascendente, no? Allo stesso modo ogni epoca deve ridefinire che cosa è arte, e questo è successo in passato, no? Se tu pensi ancora dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, pensa solo al numero di manifesti che gruppi di artisti scrivevano, si mettevano insieme. Oggi Facciamo. non esiste più assolutamente questo, sono personalità individuali oppure così masse di coglioni che fanno film, recitano, cantano, ballano, scrivono, giocano, ma che perdono tempo, che non producono nulla che abbia senso per gli altri o abbia senso per un discorso di apertura anche al mistero dell'esistenza, domande sul senso e anche domande su come uscire da questo imbuto in cui ci hanno cacciato. Ecco, sempre leggendo il tuo libro, ogni tanto ci sono dei suggerimenti, diciamo, per quello che dovrebbe fare l'arte. Uno è l'arte come disobbedienza, che è un po' un filo che usi anche per scegliere alcuni registi e non altri. E un altro, che mi sembra anche interessante questo, ma difficile da seguire, è il fatto che tu riconosci come, per esempio, per buona parte del Novecento, la cultura alta aveva sempre, come dire, si era sempre incrociata con la cultura bassa, cioè riconoscere delle cose diverse da sé in una tradizione che apparentemente era lontana dall'arte. Queste Ma due qualità. sai, io credo, come diceva Tolstoi, che esiste un'arte del popolo, espressa dal popolo. Io ho visto, essendo vecchio, ho fatto in tempo a vedere, negli anni dopo la guerra, a vedere le ultime sceneggiate, le ultime feste di piazza vere, gli ultimi marionettisti, burattinai, cantanti, eccetera, eccetera. Tu pensa solo a Milano, la tradizione Tecoppa, come si chiamava quel comico milanese Ferraria. morto 2 anni Ah fa, no, no? Mazzarella. Mazzarella, insomma, erano prodotti del popolo e avevano una loro funzione, una loro storia. Il popolo produceva una sua arte, delle sue forme di espressione. Pensa a Totò, pensa a Eduardo, pensa a Franchin Garcia, che ne so. È ovvio che nel momento in cui
il sistema dei media invade tutto, diventa un potere e strappa al popolo questa possibilità perché gli impone le cose da vedere, le cose da leggere, le cose da cantare, e questo è già una perdita enorme. L'altra perdita sta nel fatto che l'arte che è nata, questo io cito Platone, per dire il non dicibile, per perturbare, dice Platone, per mettere in crisi, per costringere a pensare gli individui sulla loro situazione, sul senso dell'esistenza, a porsi le grandi domande, sia storiche che filosofiche, metafisiche, beh, questo non c'è più perché appunto c'è il potere. Allora, il problema è arte e potere. Il potere oggi è in mano a, diciamo, un ceto medio, una piccola borghesia alfabetizzata, laureata, mediocrissima, diciamo la verità, perché non ci sono più le punte, sono rarissime, e non c'è più il popolo. Quindi c'è solo il medio, c'è solo la piccola borghesia. Quando Virginia Woolf si incazzava perché le dicevano che lei faceva l'arte alta, e quindi lei diceva: ragazzi, esiste l'arte alta e l'arte bassa. Esiste l'arte prodotta dal popolo e l'arte dei grandi intellettuali e dei grandi artisti. Hanno avuto sempre uno scambio tra di loro. Cervantes è basso o alto, Dante è alto o basso, Manzoni è alto o basso, Leopardi è alto o basso. Capisci? Cioè, sì. C'è un incontro tra queste due tensioni, c'è il corpo e c'è lo spirito, c'è la storia e c'è le grandi riflessioni, però queste cose avvengono anche nel cinema di Totò, non avvengono solo nel cinema di Antonioni, capisci? E il rapporto, pensa Fellini, pensa per il cinema Monicelli, pensa Pasolini, pensa, non so, insomma, questi hanno avuto un rapporto con il basso profondissimo, no? Fellini si è servito dei clown, di tutta quella tradizione lì, è quello che l'ha usata meglio, e allo stesso modo Pasolini, insomma, che poi lavorava con Totò, con Franchi Ingrassia, questo è quello che manca oggi, è questo, mentre c'è questa medietà controllata dalle banche, se vuoi, perché in realtà Hollywood non esiste più, non ha più nessuna autonomia, non c'è più un rapporto con un pubblico che ti dice questo mi piace, questo mi piace, di questo ho bisogno, di questo non ho bisogno. C'è le banche newyorkesi con i loro uffici studi, migliaia di sociologi, di inchiestatori di mercato, di intervistatori, eccetera, eccetera, che elaborano il prodotto, la merce che possa vendere di più. E questo è la tragedia del nostro tempo dal punto di vista dell'arte, per cui l'arte si è andata a rifugiare ai margini. Nel cinema è evidente, in Italia il cinema ufficiale produce merda. Ma sì, ma anche i migliori, che avevano una funzione 50 anni fa, Bellocchio, Bertolucci, questi qua, l'ultima generazione, la nostra generazione, oggi non hanno più nulla da dire, né vengono messi in grado da una società che li spinge a dire qualcosa di importante. E il resto è cacca, e ai margini invece tu c'hai Pietro Marcella, Alice Rohrwacher, Michelangelo Frammartino, c'hai delle, però è un'arte che nasce fuori dai grandi giri e che cerca di trovare un suo pubblico, è un'arte minoritaria per forza, in qualche modo. In questo io vedo delle forme di anarchia, nel senso di auto rappresentazione, autogoverno, autoproduzione, e anche di rapporto diretto un pubblico e i suoi artisti. È una cosa minoritaria, però bisogna accettare una cosa di questo genere. Un'arte di massa oggi non è pensabile. Buona parte di questo libro, Il cinema del no, è dedicato al cinema, e tu fai un lungo percorso per cercare di, come dire, di analizzare una serie di registi che hanno detto no in qualche modo, in modi più o meno anarchici. All'inizio ci sono i capisaldi, cominci con Chaplin, prosegui con Jean Vigo, Buñuel, Bresson, diciamo che sono un pochettino i grandissimi, e poi analizzi anche altri registi magari più sorprendenti, tra virgolette, lo spazio che dedici a Clouseau, per esempio, o anche altre cose in altri
arrivando negli anni nostri, ci sono due registi però, come dire, su cui tu ti soffermi molto. Uno è Fassbinder e l'altro è Roccia. E sono tutte e due, mi veniva in mente... E Kaurismäki. Sì, allora è vero, i primi due cioè, mi erano uniti anche da questa autodistruttività in qualche modo. Kaurismäki un pochettino meno, ma c'era questa... capacità di questa rabbia che finiva in qualche modo per far male anche a loro stessi, appunto pensavo soprattutto a Fassbinder. Sì, perché in quegli anni, nei loro anni, agli anni della Nouvelle Vague, c'era l'idea di uno scontro fortissimo in atto contro il potere, capito? C'era l'idea di poter cambiare tutto, rinnovare tutto, no? di mettere in discussione tutto. Kaurismäki viene molto dopo, è una generazione che a queste cose non può crederci più, sa che i giochi sono fatti, che abbiamo perso, sa che abbiamo perso, che la libertà, la democrazia, il progresso perfino, cioè sono cose, abbiamo perso, non ci sono cazzi, insomma, e in qualche modo sì, no, non c'è più questa rabbia, c'è una sorta di disillusione, di malinconia, diciamo, ecco, forse la parola giusta, di malinconia nel raccontare come il mondo ci ha fregato, no? Come la società ci ha fregato. Gli altri avevano ancora questo, anche nella loro disperazione, era una disperazione vitale, era un vitalismo frenetico, quello di Rocha, quello di Fassbinder, erano personaggi trascinanti, che no, magari poi suicidi in qualche modo, però no, ma lo stesso Pasolini in fondo. No? Ecco, cioè, hai parlato di Pasolini e quando parli di Pasolini c'è una cosa abbastanza, come dire, che mi sembra su cui vale la pena riflettere un pochettino, dove tu chiedi ma che cosa si deve chiedere a un artista oltre la testimonianza che sanno dare in opere forti e talora fortissime, sofferte ed esigenti di verità e di dolore, di disagio del vivere in una menzognera bigotta, le cui bugie... servono precisi interessi di classe. Cosa si può chiedere oltre a queste cose, oltre alla capacità di mostrare, diciamo, le contraddizioni del reale, come si diceva? Di essere anarchici, cioè di andare un po' più a fondo nelle loro convinzioni e di osare di più, di essere. Insomma, in realtà la paura di Pasolini era quello di essere isolato. No? Lui era una continua sfida al mondo, però con l'idea che il mondo gli rispondesse, no? Se il mondo non gli risponde più, a quel punto, no? Se il dialogo in qualche modo si interrompe, se la provocazione non va a segno, no? Tu che fai? Ti ritrovi senza più neanche un nemico. E nasce questa disperazione che porta poi a quelle forme di disastro che sono le sue ultime opere. Io credo che questa sia una condizione che in più epoche storiche molti altri artisti, pensa solo al romanticismo, insomma Schiller, non lo so, insomma è pieno i tedeschi, ma anche, insomma, è pieno di scontri col mondo da cui esci perdente, no? E alla fine il mondo ti vince. Però la sfida sta in questo, insomma, nel fatto di riuscire a resistere a questo, no? Come dire, bisogna in qualche modo che un artista vero parta dalla convinzione che non c'è più niente da fare. Solo allora forse riesce a dire delle cose che sono utili agli altri, capito? Se invece pensa che ancora c'è un dialogo possibile, è fregato, perché in realtà il dialogo, no? Lui lo può trovare soltanto come sfida. Se rinuncia alla sfida, rinuncia anche in qualche modo all'arte. L'artista deve, come dire, avere questa sfida qui, però poi c'è un problema, c'è il fatto che di fronte deve avere un pubblico, e forse questo pubblico bisogna educarlo, tocca ai critici come te educarlo. No, il pubblico se lo devono cercare, gli artisti se lo devono cercare, devono trovare un loro referente che è un referente minoritario come loro sono minoritari, ma d'altronde dico, le grandi avanguardie sono nate così, non è che Majakovskij è stato santificato da Stalin, ma prima Stalin l'ha ammazzato prima di santificarlo, bisogna ricordarsi anche di questo, insomma, no? E la loro forza d'urto è una forza d'urto
che ha una dimensione anche in qualche modo tragica, che loro non possono escludere, capito? Se loro vogliono solo le due molle della vita sociale contemporanea, ma degli artisti in particolare, sono il successo, la fama e il denaro. Apparire e avere, essere, non gliene frega assolutamente niente ai registi del cinema ufficiale romano di essere degli individui pieni, completi, magari tragici, ma insomma non gli importa niente, gli interessa guadagnare e essere famosi, solo queste due cose. Credo che il primo passo sia per un artista di pensare che il denaro è merda, come ci dicevano già dal Medioevo, e che, come ci ha ripetuto Freud, peraltro, e che il successo è assolutamente transitorio. Io oggi sono sbalordito ogni tanto quando mi capita di incrociare in qualche situazione dei famosissimi registi di appena 20-30 anni fa che sono dei cadaveri ambulanti, sono dei morti, capito? Perché il loro successo è un successo che è determinato dai bisogni del mercato, per cui ti porta in palma di mano per 5 anni, 10 anni, perché riesci a tirare il pubblico, riesci a far soldi, eccetera, e poi ti mettono da parte, perché il sistema dei media ha bisogno continuamente di sangue fresco, di carne nuova, di facce nuove, e ti butta via gli altri. C'è un modo, gli americani parlano dei DVD ieri dicendo degli has-been e i fu, no? E a me questa è una cosa che mi fa impressione, perché non faccio nomi, però... No? Quelli che appena 15 anni, adesso venendo in metro, ho visto per strada i manifesti di un film con Pieraccioni, mi sembra uno come più antico di Plauto. Chi è Pieraccioni? Insomma, chi dei giovani ventenni di oggi sa chi è Pieraccioni? Per 3 o 4 anni Pieraccioni ha rotto i coglioni a tutti con un toscanismo di merda, facendo dei film orripilanti, no? E il sistema lo ha... Adesso questo si ripresenta, ma questo vale anche per della persona di gran talento, che il loro talento l'hanno sciupato nell'ondata del loro trionfo. Moretti, Baricco, Benigni, pensa solo a questi tre che mi vengono i primi in mente. Oggi sono degli has-been. Moretti sta un po'... Non credo, cioè Moretti è più simpatico oggi di ieri perché ha capito che ieri era un po' un fesso. Però non ce la farà, perché questo sistema non gli darà il fiato, non gli dà una seconda chance. Non so se mi spiego. Corrad, no? Ma non c'è una seconda chance. Nel sistema dei media non c'è una seconda chance. Sì, c'è, certo, il revival, allora, che ne so, o resti sul terreno sempre perché sei astuto, bravo, intelligente, Bob Dylan, Bruce Springsteen, capito? Ci sono questi personaggi così geniali, no? Che sanno essere presenti al loro tempo. Il tempo cambia, ma io lo capisco e riesco ancora a interpretarlo e a raccontarlo e a trovare una comunicazione con il pubblico di oggi, no? Con quello di ieri. Altri invece che sono il portato di un'epoca, cambia l'epoca e loro spariscono. In copertina di questo Il cinema del no hai scelto una fotografia di un film di Maresco e Cipri. Perché questa scelta? Ma perché Maresco mi sembra in Italia il più radicale dei nostri registi, anche con i modi di produzione che attua, con le cose che fa, eccetera. E perché in qualche modo è anche il più barocco dei nostri registi. In fondo lui parla sostanzialmente della morte di un mondo, della morte dell'uomo, di un uomo che si sfascia, di una società di macerie, e questo credo corrisponda un po' al discorso latente alle nostre spalle, quello che abbiamo, no, le nostre angosce di oggi, i nostri problemi. Viviamo in un'epoca barocca, qualcuno l'ha detto, è come il Seicento, insomma, il picaresco, l'arte arrangiarsi, le truffe, insomma, siamo in un'epoca che somiglia molto. Quella era un'epoca di transizione, questa probabilmente è un'epoca prefinale, però
ci sono delle somiglianze forti. E poi Maresco, è come dire, più no di Maresco chi c'è? C'è solo Bresson, capito? Io il cinema del no penso a questi, perché Maresco non è uno che cerca, insomma, che non c'è un filo di speranza. No, i giochi sono fatti, quello che dice Bresson nei suoi ultimi film, insomma, Dio è morto, la società è orrenda, il potere ha vinto, la disumanizzazione cresce, e la natura viene distrutta, e cosa resta? Resta un'immagine dell'uomo che è un po' anche questa che ha attraversato un po' il Novecento, perché la scomparsa, che ne so, del ritratto nella pittura, la scomparsa della pittura come rappresentazione della realtà, ma è diventata giochetti, visioni e installazioni, insomma. E anche questa una storia che è venuta avanti via via. L'uomo di Maresco è un residuo dell'uomo, no? È un resto dell'uomo, è un avanzo, è un, sì. E questo è un modo di dire a quelli che si credono belli come fotomodelli o come fotomodelle, eccetera, eccetera, guardate che siete invece questa cosa qui, no? Il vostro orpello nel giro di 10 anni sparirà e sarete, è il vecchio memento mori, no? del Medioevo che ritorna, insomma, cioè la vita umana è precaria, l'esistenza è rapida, veloce, eccetera, e bisogna cercare di usarla per cambiare il mondo, cambiare, fare in modo che sia un mondo vivibile per tutti e non solo per i super ricchi, che sono le oligarchie naziste del potere di oggi.